Hello, hello. Na 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 na. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Ragazzi, in questo nuovo tutorial vi spiego come diminuire i ping su Rust. Mi ha spinto a fare questo tutorial grazie a un errore che avevo su Rust. Tipo, facevo 200 ping e da 200 ping sono passato sui 40-42 ping e sono riuscito poi a giocare senza problemi di lag e nient'altro. Quindi, per risolvere questo problema, andiamo un attimo su Steam, entriamo nella cartella del gioco, sfoglia i file locali. Cancelliamo così la cartella dell'Easy Anti-Cheat e il Rust Client Data. Una volta cancellato, chiudiamo tutto. Andiamo un attimo nella nostra connessione Wi-Fi. Io uso il cavo LAN e devo dire che attraverso un cavo LAN non dovrebbe laggare un gioco, ma proprio ieri ho iniziato ad avere problemi. Quindi sono andato nella sua rete, impostazioni di rete avanzate, più opzioni per la scheda di rete. Ho fatto disabilita del tutto la connessione. Sono andato sulla proprietà, protocollo internet versione 4 TCP slash IPv4. Ci ho cliccato sopra. E se in questo caso avete, non so, utilizzi i seguenti indirizzi server di NS, mettete ottiene indirizzo server DNS automaticamente. Io ho messo queste due prime, certe volte già stanno messe automaticamente, quindi è più comodo. E ho fatto ok. Ho riabilitato così la connessione. Ho provato ad usare ogni mezzo per diminuire i ping attraverso la connessione Wi-Fi oppure cavo LAN. E non funzionava, quindi non andava proprio né la connessione Wi-Fi né il cavo LAN. I ping salivano sempre. Quindi chiudo qua. Vado su impostazioni di Rust, proprietà, file locali. Facciamo una verifica integrità dei file di gioco, delle due cartelle che abbiamo cancellato, quindi anche quella cartella del Rust Client Data. Ha verificato così 280 file, adesso li sta riscaricando. Eccoli qua. Ok, una volta scaricato, in questo caso anche Windows Update ogni tanto fa degli aggiornamenti automaticamente, quindi direi di disabilitarli ogni volta che andiamo a giocare a qualche gioco per diminuire così i ping. Se avete altre applicazioni in background, andiamo su gestione attività. Qui ci sono tutte le applicazioni che stanno usando la rete, rete 0%. Come puoi vedere, se da 0 passa, non so, un 1, 2, 3, 4, significa che sta usando la connessione, quindi sta usando la connessione su questi programmi. Andiamo su Windows Update. Sospendi aggiornamenti, estendi per una settimana, riprendi aggiornamenti. Io metto sospendi, vedi, stavo facendo un aggiornamento, quindi l'ho stoppato, chiudo qua e non mi resta che avviare Rust. Vedere quanti ping faccio nel gioco. Dite? I ping poi non si alzano più, 45 ping, 44 ping, anche perché sto con il cavo LAN, ma se adesso provo a giocare con la connessione Wi-Fi senza cavo LAN, quei 45 ping, non so, possono diventare 60, 65, ma non so male. Vabbè, per non parlare anche del lag, perché questo è il lag per le prestazioni della mia scheda video, però non influenzano così sulla connessione, i ping sono ottimi.
Quindi ragazzi, spero tanto di essere stato d'aiuto in questo nuovo tutorial su come diminuire il lag su Rust. Se avete altri problemi, commentate, iscrivetevi al canale, lasciate un like e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!